Il Cimitero del Sole è il terzo film diretto da Nagisa Oshima. Lo ha diretto all'interno, ancora una volta, della casa di produzione Shochiku, che era una delle major del Giappone. Oshima aveva ottenuto una certa libertà grazie al successo commerciale del suo precedente film, Racconto crudele della giovinezza, e quindi può permettersi, rispetto a quel film, qualche passo avanti non solo a livello contenutistico ma anche a livello formale. Questo film è molto più nervoso, molto più dinamico del precedente. È girato quasi interamente con la macchina da presa a mano, il che dà al film una mobilità anche all'interno delle singole inquadrature che il precedente non aveva. È montato tutto per stacchi. Non ci sono dissolvenze, per esempio, ma questo era vero anche per i due suoi precedenti film, ma in questo film diciamo che non c'è una logica nella successione delle azioni come ancora c'era nel precedente. Si ha quasi l'impressione che sia un film improvvisato sul set. È un film pieno di personaggi con i quali poi lo spettatore occidentale ha difficoltà a orientarsi, perché non riconosce le facce orientali per noi sono un po' tutte uguali, come del resto per i giapponesi noi sembriamo un po' tutti uguali ai loro occhi. Ma questa confusione dell'insieme della scena, spesso popolata da molti personaggi insieme, dà nel complesso l'idea di un film su una generazione. È uno spaccato del Giappone in quel momento, 1960. Ma non è soltanto uno spaccato sui giovani. In questo film sono netti anche i personaggi di altre generazioni che apportano, come dire, all'interno della rivolta giovanile dei giovani del 60, quelli che potevano essere stati i sogni, le speranze, le delusioni degli anni 50. Questi giovani si dedicano alla criminalità ormai come se fosse il loro modo naturale di vita, e in questo c'è una grossa differenza con Racconto crudele della giovinezza, dove si ha quasi l'impressione che questi ragazzi giocassero a fare i cattivi. Invece i personaggi del Cimitero del Sole sono dentro alla criminalità come se fosse l'unico modo di sopravvivenza. Lo spaccato che abbiamo del Giappone è impressionante, perché è veramente la disperazione come modo di vita naturale. D'altra parte il titolo, Il Cimitero del Sole, il sole è anche il simbolo della bandiera del Giappone, il cerchio rosso che c'è nella bandiera del Giappone, è chiaramente il cimitero del Giappone, la fine di qualche cosa della quale non si vede alcuna speranza. Il film si chiude con una distruzione, un incendio. Viene raso al suolo la zona dei loschi affari di questa banda, e nell'ultima inquadratura si sente in campo lungo un personaggio che dice qualcosa come: questo mi ricorda la fine della guerra, cioè la situazione di 15 anni prima, che per il Giappone era una situazione tremenda, l'impero che era crollato, un impero di secoli che era crollato. In questo senso Oshima insinua che 15 anni dopo il Giappone è crollato di nuovo. Questo crollo è anche un crollo dal punto di vista cinematografico per Oshima, perché i suoi rapporti con la Shochiku diventano tesissimi e lui lascia la casa di produzione. Questo è un gesto praticamente unico nel contesto del cinema giapponese dell'epoca. È un gesto che gli valse il rispetto di molti colleghi e anche l'emulazione da parte di altri giovani che cominciarono proprio in quegli anni a debuttare con film diversi, con quella che poi sarebbe stata definita la Nouvelle Vague giapponese, di cui Oshima è il maggior portavoce. I film successivi di Oshima non avranno più nulla a che vedere con i problemi ancora legati a strutture di cinema di genere, come erano i suoi tre primi film
come regista, e Oshima si lancerà in una strada completamente diversa, molto simile a quella degli autori della Nouvelle Vague francese, ma con una dimensione politica estremamente più marcata. In Italia, ma in Europa, nel mondo, questa figura di Oshima è stata in realtà conosciuta molti anni dopo, e questi film noi li abbiamo tutti quanti visti con un decennio almeno di ritardo, scoprendo, come dire, che nonostante che non ci fossero rapporti diretti fra mondo occidentale, mondo cinematografico occidentale e mondo cinematografico orientale, di fatto i fermenti di rinnovamento di una nuova generazione nata durante o dopo la guerra, o che era evoluta durante e dopo la guerra, erano universali.